Avremo modo di parlare di moltissime tematiche, ma prettamente ci occuperemo di arte, musica e spettacolo. Bene, ho il piacere di darvi il benvenuto nel nostro piccolo spazio televisivo, non solo musica. Avremo modo di parlare di moltissime tematiche, ma prettamente ci occuperemo di arte, musica e spettacolo, di musica dal vivo, ma anche di serate in discoteca, di arte, musica e spettacolo in senso più ampio. Di scambi culturali, di viaggi, di video reportage, di moltissime altre esperienze che ci arricchiscono dal punto di vista culturale. Ci occuperemo anche di tanto altro, di diversi contributi video inediti che avremo il piacere ovviamente di mostrarvi. Il primo servizio di oggi riguarda proprio un'orchestra interamente siciliana, l'orchestra del Made in Sicily. Sì, mi piace pensare che questa è una festa che facciamo per Mara. Mi piace pensare che è una festa perché lei forse vorrebbe questo. Come nasce la collaborazione con Mara? Capisco che è una domanda molto, molto personale. Hai toccato sicuramente un momento forte. Io ho conosciuto Mara in un suo concerto a Cefalù molti anni addietro. Casualmente la riscopro al concerto del municipio di Vienna la notte del 31, subito dopo il ballo delle debuttanti. Canzone siciliana e poesia in musica, e se riusciamo a mettere su un mezzo, uno strumento con un buon arrangiamento, una bella orchestra, arriviamo in tutto il mondo. Invece abbiamo sempre cercato di mantenere un rapporto di stima e insomma qualcosa che ci potesse fare lavorare bene insieme e crescere, perché d'altronde esperienza nuova, perché ognuno viene da un proprio genere e affrontiamo un genere completamente nuovo e diverso. Lo stile di questa orchestra particolare, composta da addirittura 104 elementi, com'è condurre e dirigere 104 elementi, uno più bravo dell'altro? È straordinario nel momento in cui a suonare sono questi musicisti. Francesco Buzzurro, il nostro maestro, abbiamo giocato. Ma in realtà io credo che arrangiare un brano sia come cambiare il vestito, no? ad una signora, per cui brani come Voi dormite ancora, Mi voto e mi rivoto, diciamo rivestiti a nuovo hanno un altro sapore e probabilmente, anzi quasi certamente, dato il numero di copie che abbiamo venduto, suscitano l'interesse del pubblico che si riavvicina a questa musica proprio per questa nuova connotazione stilistica. Cosa si prova a reinterpretare le canzoni di tradizione popolare, di cultura popolare? Ma ti dico la verità, è un po'... è molto difficile, perché l'interpretazione di questi brani deve essere molto sentita, quindi... Ooh,
lusingata perché insomma ho questa possibilità e poi è una responsabilità. Contare in siciliano insomma non è facile. Racconti, leggende, storie di anime, frammenti filmati dal ricordo. Sensazioni, odori, sapori e canti di tradizioni antiche e ancestrali. La poesia e la musica si fondono miscelandosi e contaminandosi. Ogni canzone ha una storia, svela la soluzione di un mistero. Questa, la chiave di lettura che trasforma le cose antiche in cose vive. Claudia, benvenuta nel nostro studio televisivo, nel nostro salotto. Come stai? Bene, tu? Io bene, grazie. Quindi ti abbiamo invitato con grandissimo piacere per parlare di questo, quindi di questo, questo spettacolo teatrale che fra un po' sarà in scena. Sì, teatrale musicale. Teatrale musicale, di cosa parla velocemente questo? Non solo musica. Darà una possibilità concreta di esibirsi in pubblico, di farsi conoscere, proprio come abbiamo fatto quest'estate. Summer Music Fest 2008 San Leone, Piazzale Aster, vai! Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di un'altra tematica, di un altro stile completamente diverso. Passiamo dalla musica ai video reportage, come dicevamo prima, è una trasmissione completa. Ci occuperemo di diverse tematiche, dalla musica, dall'arte, allo spettacolo, alla musica dal vivo, ma anche di video reportage, di tematiche sociali, di diverse cose. Nuove tradizioni, nuove culture, nuovi tipi di musica. Destination Krakow. Autobus, treno, biglietti, coincidenze, zaino, un orario, una nuova avventura, ma soprattutto nuovi compagni di viaggio. Va bene, c'è tutto. Un aereo, si parte. Una destinazione da raggiungere, nuove mete, nuovi orizzonti, tutto il resto alle spalle. Si parte. Vai, picciotti! Inizia così un nuovo viaggio. A volte la vita è davvero strana, ci riserva sorprese, novità che non ci aspettavamo. Bentornati per la seconda parte del nostro viaggio a Cracovia, un viaggio che ci porta lontano, in Polonia, un'esperienza divertente ma soprattutto formativa, che per circa 10 giorni ci ha tenuto letteralmente incollati al palcoscenico e ci ha permesso di conoscere diversi ragazzi universitari provenienti da tutto il mondo. Per chi non l'avesse capito o si stesse chiedendo come funzionano questi scambi culturali, questo è il momento per capirne di più. I nostri scambi culturali sono organizzati da un'associazione studentesca di livello internazionale che si occupa di dare la possibilità agli studenti universitari di tutta Europa di incontrarsi per fare nuove esperienze di carattere artistico, culturale, sportivo e di quant'altro. È un'associazione che si propone di stimolare e incoraggiare i contatti fra gli studenti provenienti da tutti i paesi del mondo per favorire i principi di integrazione, per promuovere gli ideali europei, della democrazia, dei diritti umani, della tolleranza, della cooperazione e dell'instaurarsi di una comune identità europea. Here we have Mark Tireno. Ma adesso ritorniamo a noi, queste esperienze ci permettono di visitare posti nuovi, di conoscere gente nuova, nuove tradizioni, nuove culture, nuovi tipi di musica. Io ad esempio ho trovato diversi interessi in comune con i nostri fratelli turchi.
Buongiorno, mi chiamo Jonathan Fröhlich. Io vengo dalla Svizzera e lei è origine polacca, da qui Cracovia. Questo studio era stato fatto per già gli attori professionisti. From now on, when I see you try to speak, I stop the conversation, okay? We have a deal, okay? And so you don't have to tell him. Finlandesi sono simpatici ma pazzi. Facciamo così con un'altra importante notizia. Finalmente il circuito universitario a Ege è arrivato anche ad Agrigento. Occupandoci di arte, musica e spettacolo, la nostra trasmissione non poteva avere un inizio migliore. Per tutti gli amanti della danza, Raffaele Paganini al Teatro Pirandello di Agrigento. Abbiamo il grandissimo piacere di essere qui con Raffaele Paganini, un ballerino di livello internazionale, étoile del Teatro d'Opera di Roma. Come va, come è andato lo spettacolo qui al Teatro Pirandello di Agrigento? Devo dire, è andato veramente bene. Non dovrei essere io a dirlo, perché insomma, devo dire, l'artista interessato è ovvio che dice bene. Però sì, è andato veramente bene. Siamo stati questi 4 giorni straordinari, il pubblico ha raccolto in maniera veramente eccellente. Insieme alla danza, per me la musica è forse una delle mie passioni più grandi. Anche il canto, devo dire, no? Perché poi mi piace moltissimo il bel canto. Io ho una mamma cantante lirica, un papà ballerino, ho anche un fratello musicista. Quindi tutti quanti noi più o meno suoniamo il pianoforte, suoniamo qualche strumento, perché insomma i miei genitori erano propensi al mondo comunque dell'arte, dello spettacolo. Poi alcuni di noi hanno fatto i ballerini, altri cantano, altri fanno altre cose. La musica per me è importante perché comunque corona quello che è la mia passione più grande, cioè la danza. Sappiamo che la tua formazione di studi inizia già alla tenera età di 14 anni, un percorso molto duro che inizia con la musica classica. Ora ti volevo fare una domanda particolare. Vai. Cosa ne pensi dei programmi televisivi che si propongono modernamente, tipo Amici di Maria De Filippi, che comunque... Lo sapevamo. Lo sapevamo. No, io se non scherzo, scherzo. Dove sono stato, riesci proprio. No, io Gio. Che comunque offrono la possibilità ai ragazzi di farsi conoscere, di esprimersi in pubblico, però comunque insomma, è un percorso diverso. No, ma sai cos'è? Io sono... Credimi, sto dicendo la verità, tutte queste trasmissioni sono straordinarie. In riferimento proprio a questo, cosa ti senti di consigliare ai giovani? Niente. Ai giovani che si vogliono... Così. Niente. Dovete prendere questa cosa come fosse veramente una gioia, un qualcosa in più alla vostra vita. Io dico sempre, non lo dico solo io, lo diciamo un po' tutti i professionisti, la danza è di tutti, ma non è per tutti, però è di tutti. E quindi bisogna farla tranquillamente, per forza, non c'è altra alternativa. Se tu senti dentro di dover fare danza, la devi fare, anche se poi non diventerai un professionista, non diventerai. Però è una grande cosa, mi raccomando una cosa, e questa è una preghiera che faccio alle mamme, non tanto ai bambini più quanto bambini. Mi raccomando, non scegliete la scuola più bella, che ha le finestre più grandi, le sale. No, non è quella la cosa importante. L'importante sono gli insegnanti. Importanti sono i maestri, che siano dei veri professionisti, che diano la possibilità ai vostri ragazzi, ai nostri, anch'io ho figli, ai nostri ragazzi, di lavorare bene, perché la propedeutica è una cosa importantissima. Si può rischiare di, come dire, di rovinare un bambino, ma per tutta la vita. Quindi attenzione, scegliete non la bella scuola, ma il buon insegnante. Noi ti ringraziamo ovviamente di questo consiglio e chiudiamo la nostra piccola intervista. Piccola, mezz'ora, mi hai catturato, mezz'ora, no? Piccola ha detto. Scusa. Allora chiudiamo la nostra intervista, ma io non la vorrei chiudere in maniera banale con un semplice saluto ai nostri amici di Non Solo Musica, che ovviamente ci fai. Sì. Un saluto ai nostri amici di Non Solo Musica. Allora, Non Solo Musica, mi raccomando, continuate a seguire questa trasmissione perché c'è questo simpaticone che io ho conosciuto testé proprio adesso. Vedete, è una simpatia estrema, quindi esatto. Seguiteci, perché uno che ama veramente la musica e ama veramente questo mezzo
che è la televisione. Grazie mille, ma dicevo che non volevo chiudere con questa, no, ancora, con questa, no, così, no, banalità, ma volevo chiedere una faccia tosta, così. Dai, 100.000 euro. No, una performance, un doppio plié rovesciato, triplo, carpiato, ti posso dare un doppio cazzotto? E stavo scherzando, va bene. Perché non ti chiedo adesso di ballare, dico, ma tu sei, ma ti stai scherzando, ringrazia Dio che sei il doppio di me. Ok, ciao, grazie, grazie. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, grazie.